Tavolate pronte, palco montato e volontari al lavoro per l'evento di quartiere più antico della città. Da domani, venerdì 21 luglio e fino a domenica 23, la cooperativa Tre Ponti di Fano torna ad ospitare la festa della Crescia Matta e Oca in Porchetta. Buon cibo, musica e divertimento la faranno da padrona per 3 giornate, in grado di attrarre migliaia di fanesi e turisti e di occupare tutti i 7.000 metri quadrati a disposizione. Presidente, qua fervono i preparativi, a quale edizione siamo arrivati? Siamo lontani, 38esima edizione, causa Covid, se no saremo, siccome quest'anno la cooperativa festeggia i 40 anni di attività al 30 ottobre, perciò capisci che anche le feste erano 40, però 2 anni ci siamo fermati col Covid, perciò siamo alla 38esima edizione della festa della Crescia Matta, oggi anche Oca in Porchetta. Si parte questa sera con anche una cena di beneficenza dell'Africa Chiama. Sì, stasera abbiamo una cena di beneficenza dell'Africa Chiama, però la festa comincia domani, no? 3 giorni importanti con 3 belle orchestre, 3 gruppi ballerini importanti, perciò diciamo tanto da divertirsi e abbiamo pensato dall'anno scorso anche l'animazione per bambini, abbiamo il nostro campo chiuso, così i bambini e le famiglie possono lasciare i loro bimbi all'agenzia di animazione che opera tutte e 3 le serate dalle 7 a mezzanotte. È confermato anche il servizio da sporto? Sì, senz'altro, chi naturalmente, perché l'Oca è un prodotto particolare, no? Che cucinano in pochi, perciò qualcuno se vuol mangiare l'Oca e la vuol portare a casa è fattibile durante il giorno, noi siamo qua dalle 10 a mezzogiorno, se qualcuno, oppure la sera stessa, naturalmente quando aprono gli stand alle 6:30, qualcuno se vuol venire e portarsi a casa un po' d'Oca da mangiarselo, lo può fare. Mi conferma che ci sono tanti affezionati a questa manifestazione che vengono tutti gli anni ormai da tanto tempo? Sì, tanta gente, ma però vedi il problema dov'è, che anche grazie alla pubblicità delle TV naturalmente, ieri ho avuto 2 o 3 chiamate da lontano, da Porto Recanati, da Civitanova, perciò naturalmente è un prodotto che tira, e poi i messaggi pubblicitari, le TV locali naturalmente portano la gente, le Marche naturalmente, il grosso è dalle Marche naturalmente, però tanta gente da Pesaro, tanta gente da Urbino, e quando sento dire Civitanova Recanati, per noi sono un po' fuori dal nostro iterim della provincia, però va bene, vuol dire che le orchestre che abbiamo sono importanti e il cibo che proponiamo è un cibo che interessa a gran parte di gente. Un'ultima battuta riguarda i volontari, tanti al lavoro in questi giorni. I miei volontari li ho belli cotti, no? Perché naturalmente veniamo da 2 settimane, purtroppo insieme alla Proloco, no, abbiamo gestito la Fano dei Cesari, perciò i miei sotto pressione là e questa settimana sotto pressione di qua. Naturalmente gli anni passano e i volontari soffrono, se vogliamo, però c'è tanto entusiasmo, poi per il nostro quartiere, la nostra Crescia Matta, non ce n'è per nessuno naturalmente, tutti gli altri vengono dopo.